torna a Busto Arsizio il sogno di fibra che diventa arte. Dopo la scorsa edizione di Mini Art Textile nel 2018 e dopo la bellissima mostra di Maria Lai e Franca Sollino, torna Mini Art Textile in questa edizione che si chiama Humans, che è una riflessione attorno all'essere umano, porta uno spunto attorno al desiderio di umanesimo che si sta facendo largo in questa epoca straordinariamente invece tecnologica, e riempie di bellezza non solo gli spazi del Museo del Tessile, dove una mostra di arte tessile trova la sua casa naturale, ma gli spazi dell'intera città, perché la bellezza non è solo materiale, la bellezza poi si comunica e si passa anche attraverso lo sguardo, e spero, confido, che saranno tanti gli sguardi, e non solo, è solo la sua seconda edizione e già si arricchisce di eventi collaterali straordinari. Come straordinaria è la partecipazione di 47 esercizi commerciali, 47 negozi della città, sia del centro che dei quartieri, che hanno accettato di collaborare con la mostra e ospiteranno per tutta la durata della mostra un mini tessile, un'opera d'arte della collezione di Arte Arte, naturalmente non di quelle che sono in mostra, che sono invece al Museo del Tessile alle Sale Gemelle, e questo consentirà alla bellezza di questa mostra di esplodere, di uscire dal museo e di irradiarsi per tutta la città, raggiungendo il maggior numero di persone possibili. Evidentemente la mostra si comunicherà anche attraverso queste presenze nei negozi, e i negozi a loro volta avranno una vetrina ulteriore attraverso la mostra. Ci sarà un passaporto culturale a disposizione dei cittadini. I primi 3 cittadini che dimostreranno attraverso le timbrature che verranno messe dai negozianti di aver visitato 34 dei 47 negozi coinvolti vinceranno un viaggio culturale messo a disposizione da ASCOM, l'associazione dei nostri commercianti. Direi una collaborazione davvero straordinaria, un connubio, quello della cultura, sia col commercio ma anche con le attività produttive, perché molti imprenditori ancora sostengono come sponsor questa mostra, che sta veramente dimostrando come questa città sta credendo nella cultura come volano anche di sviluppo economico.